dal potere locale, crediamo che sia possibile incominciare un processo di cambiamento che possa coinvolgere l'intero sistema dei servizi e l'intero sistema delle garanzie sociali che in tutti questi anni ci siamo conquistati. Ora, credo che valga la pena di ricordare, di pensare che noi non abbiamo 26 milioni di antiliberisti in questo paese. I 26 milioni di voti non rappresentano 26 milioni di antiliberisti, rappresentano però una sfiducia nei confronti di un sistema che appunto ha acquisito sempre più un carattere predatorio e un carattere distruttivo delle risorse naturali, fino a compromettere la stessa esistenza della vita nel pianeta. È per questo che la battaglia per l'acqua si ricongiunge anche con tutta la tematica ambientale, con tutta la tematica che attiene ai diritti, proprio perché essa di per sé rappresenta il diritto fondamentale, il diritto cioè alla vita. Allora la riconquista di una gestione partecipata di questo servizio, dei servizi idrici e dell'acqua, significa incominciare a poter lavorare concretamente per la riconquista di quelli che sono i diritti che oggi sono fortemente compromessi, da quelli del lavoro, alla salute, all'istruzione, ma significa anche riappropriarsi di tutte le questioni che attengono all'uso delle risorse naturali. L'uso scriteriato delle risorse naturali sta determinando una situazione di insostenibilità del sistema. Allora, a partire dall'acqua è possibile rilanciare un percorso, solo se però la battaglia per l'acqua si unifica, come si sta facendo oggi, all'insieme delle iniziative, delle mobilitazioni, della lotta che tende a contrastare questo processo, da un lato di mercificazione dell'esistenza, ma dall'altro che è il dominio della finanza, che è un dominio non solo sull'economia, ma è un dominio sulle persone e è un dominio sulla natura. Non essere stato nei tempi, vi ringrazio.